12 e 31 minuti in questo istante, venerdì 12 febbraio. Benvenuti all'ultimo appuntamento di questa settimana insieme a Good Morning Milano, ultimo appuntamento della settimana in vostra compagnia, ma come sempre un venerdì pieno di ospiti e di tanti appuntamenti di cui andremo a parlare. Partiamo subito parlando dell'inquinamento che in questo momento possiamo respirare a Milano, ahimè. Invece devo dire che oggi finalmente il dato che Arianna ci sta dando è di 15 microgrammi per metro cubo. Lo sapete, Arianna è il vaso prodotto da Wise Air che con un pannello e un sensore può registrare il livello di PM2,5 nell'aria in tempo reale. Ce ne sono più di 100 installate nella città di Milano su balconi e terrazze, come ad esempio quello che vedete installato sul tetto della nostra redazione col nostro Pino insieme alla nostra Arianna, il nostro Pinetto dentro ad Arianna. E abbiamo un dato cittadino medio che in questo momento è di 15 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5 a Milano in questo momento. Si sa, siamo tornati nella zona gialla, siamo tornati a poter fare anche ad alcune attività a volte magari in presenza, ma, e adesso mi rivolgo all'ospite del venerdì Andrea Romoli, non so se anche il famoso mondo del digital è tornato a trovarsi fisicamente oppure se siamo ancora in quella fase figital oppure completamente digital. Lo chiedo a te Andrea, buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno. Buongiorno Milano All News a tutti gli ascoltatori. Ma guarda Fabio, io sono tornato fisicamente in ufficio, oggi avevo un po' di cose da fare a casa perché sono da casa, ma normalmente vado, sono tornato in Copernico dove ho la mia base, la mia scrivania, per cui sono lì già da un po'. Direi che un po' si sta riprendendo, non tanto per quanto riguarda gli eventi, anche se c'è chi ha azzardato già qualche evento, ovviamente tenendo conto sempre del DPCM, quindi del distanziamento e delle norme di sicurezza, però c'è qualcuno che l'ha già fatto. Io spero che il mese prossimo, con la Milano Digital Week, la cosa possa essere, se non in presenza, almeno digital, come hai detto tu, per cui una via di mezzo tra il digitale e il fisico, spero che si possa fare. Però, insomma, gli appuntamenti, i webinar, gli appuntamenti digitali sono tanti. Tu parli in un articolo che uscirà o è già uscito su Startup Italia, ma come sempre il venerdì ci dà una piccola anteprima. Esatto. Vado subito. Allora, lunedì 15 alle 18 vi segnalo un evento che poi si protrarrà fino al venerdì ed è organizzato dalla IEBO, che è la Junior Enterprise Business, mamma mia, non mi ricordo la OC cosa stava, però Opportunities, se non mi ricordo male. Sono una serie di eventi con quattro imprenditori, uno ogni sera, organizzato appunto da questa associazione di Bologna, che racconteranno la loro esperienza nel mondo del business. Il primo speaker è Jacopo Mele, che è un personaggio, un professionista che è stato inserito nella classifica Forbes 30 Under 30, quindi è uno dei giovani più influenti sulla politica europea per quanto riguarda il digitale. Io ho la fortuna di averlo conosciuto, Jacopo è una professionista molto serio e preparato che senz'altro racconterà cose molto interessanti, soprattutto il suo talk sarà intitolato La rivoluzione digitale del modo di fare business, per cui senz'altro da un evento da non perdere, senza ombra di dubbio. Martedì vi segnalo al mattino alle 9:30 il primo dei due webinar gratuiti di Startup Plus, è un nuovo format di webinar per chi fa appunto innovazione e per le startup che vogliono appunto consolidare il proprio percorso di impresa. Questo format nasce dall'esperienza maturata negli anni dall'Unicredit Start Lab, quindi dietro c'è Unicredit per intenderci, e il titolo del webinar sarà Elementi virtuosi ed errori da evitare nello sviluppo di una startup, per cui per tutti gli startup, per i wannabe startupper, e chi è interessato all'ambito, ecco, questo è senz'altro un evento da non perdere. Come vi dicevo, prosegue anche stasera l'IEBO Business Bootcamp, in questo caso lo speaker è Andrea Tinti, che è il founder e CEO di Mundo, e lui parlerà di supply chain, quindi un argomento molto interessante. Alle 18:30 di martedì un appuntamento di Illimit Her, che è una community dedicata alle professioniste donne,
riguarda la storia di una giovane imprenditrice nel mondo del gaming. La speaker sarà Arianna Ortelli, che è la founder di Novis Games, una startup che ha inventato la prima console che può essere utilizzata anche senza Wii. Per cui senz'altro un argomento molto particolare e molto, molto interessante. Com'è che dicevi, Andrea, datami un attimo la comunicazione, cos'è che succede a questa console? Funziona? Può essere utilizzata anche senza la vista. Ah, ottimo. Per cui penso sia anche per i ipovedenti. Ecco. Sì. Molto interessante. Seguirà il talk, la speaker Arianna Ortelli. Chiaro. E sempre la sera di martedì, invece, per chi vuole sbizzarrirsi, torna un recall dello Startup Weekend Milano 2 mesi dopo, cioè dopo 2 mesi che è finito lo Startup Weekend, ci si incontra tra i vari partecipanti per fare networking, per rivedere la community, anche perché quest'anno è stato fatto tutto online. Anche in questo caso sarà un evento online e ci sarà un ospite che è Elena Mancuso, che è la CEO della startup Move, che appunto contribuisce alla smart mobility, all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale, per cui senz'altro sarà un talk piuttosto interessante per chi si occupa di questo target di argomenti. Mercoledì 17, vi segnalo, innanzitutto il secondo webinar del Startup Plus. Sì. In questo caso l'argomento sarà strumenti e opportunità per finanziare le startup innovative, per cui per chi si occupa sempre di startup o vuole lanciare una startup è senz'altro un evento da non perdere. E poi vi segnalo un webinar molto particolare, si chiama Plants Inspirational Coaching ed è un workshop di un'ora e mezza in cui i partecipanti potranno sperimentare una demo ridotta del Plants Inspirational Coaching, un nuovo modo di approcciare i problemi in modo sistemico e innovativo che coinvolge le piante. Per cui una cosa molto particolare, la speaker è la Stella Saladino, che è che ha creato e ideato questa metodologia, lei è professional coaching e facilitator, per cui sarà senz'altro una cosa molto particolare da poter analizzare, da poter vedere. Sempre la sera vi segnalo un altro evento che si riguarda, è la presentazione del libro Zoom su Webinar ed è un percorso formativo di 6 moduli per progettare la formazione online. C'è stato un gruppo appunto di facilitatori che è venuto e ha scritto questo libro fanno la presentazione e hanno creato una serie di moduli appunto per chi vuole imparare a gestire in maniera efficace e coinvolgente i webinar utilizzando la piattaforma di Zoom. Senz'altro una cosa molto interessante. Molto interessante e al tempo. Giovedì 18 febbraio vi segnalo un evento organizzato da Tech Italy, da Caffeine, dalle officine on-off. È un appuntamento dedicato al digital marketer ed è il primo dei 6 eventi, un giorno da puntini puntini, e in questo caso appunto è un giorno da digital marketer. La prima puntata interverranno Francesca Gonzalez, che è un influencer marketing, e Verona Zanchi, che è una digital marketing e content strategy. E grazie alla loro esperienza appunto saranno in grado di disegnare il dentro di un buon digital marketer. Aspetto con grande interesse, aspetto una giornata da Andrea Romoli, allora, cioè nel senso ci spiegheranno come wannabe Andrea Romoli, una giornata da Andrea Romoli, così. Dunque venerdì nel primo pomeriggio un appuntamento con il meetup di Legal Hackers Milano. E in questo caso è un evento appunto dedicato a chi si occupa di legal hacking, quindi alla proprio una nicchia del legale, e in questo caso riguarda appunto l'argomento sarà automazione, algoritmi, piattaforme e gig economy, per cui senz'altro anche questo un argomento molto interessante, innovativo e nuovo. Chiudo con sabato mattina, per chi si occupa di facilitazione in questo periodo avrà iniziato ad utilizzare strumenti come le lavagne condivise. E vi segnalo un corso base per utilizzare Mural, che è una di queste lavagne condivise, probabilmente la più conosciuta.
E di conseguenza, appunto, la docente Laura Tullian condurrà i partecipanti alla scoperta, appunto, di trucchi e segreti di Mural, questa lavagna. Molto interessante. E questo è tutto per questa settimana. Questo è per tu, è tutto per questa settimana, appunto, come si dice in questi casi, ma sappiamo che sono tanti altri gli appuntamenti che tu hai scovato e si trovano, appunto, all'interno del tuo articolo su Startup Italia, giusto, Andrea? Esattamente, certo, esatto. Perfetto, va bene. Allora, Andrea, io ti ringrazio tantissimo. Buon grazie weekend, ci vediamo. Saluto ai genitori ecologici. Ce li abbiamo. Sì, sì, si sono già collegati adesso. Genitori antismog. Genitori antismog, mamma mia, scusate, ho sbagliato. Piccola intermezzo delle foche, andiamo da loro. Andiamo da loro, te li saluto. Allora, a presto, grazie, Andrea. Ciao. Grazie, grazie mille, Andrea Romoli. Lo dicevo, appunto, sono già collegati con noi i nostri ospiti, parliamo di genitori antismog, poi cercheremo di capire perché, e di un progetto molto interessante. Siamo nati per camminare, ma prima di tutto è il momento delle foche parlanti, una piccola, veloce e un po' cattiva di oggi, incattivita, un po' nervosa, un po' sentiremo come la definisce lei stessa, incursione poetica delle foche parlanti di Francesca Ferraro. La mia generazione precaria, la mia rabbia. Il mio genere calpestato, la mia rabbia. Il mondo del lavoro che ci spolpa vivi, la mia rabbia. I giovani che si scannano per uno stage, la mia rabbia. L'esperienza all'estero da sbandierare sul CV, la mia rabbia. Mettersi in vetrina per farsi notare, la mia rabbia. La depressione di chi non trova lavoro o lo perde, la mia rabbia. L'indifferenza di chi non investe su di noi, la mia rabbia. La mia generazione che non si piega, la mia forza. Il mio genere che combatte per la parità, la mia forza. Le aziende che investono su chi ha potenziale, la mia forza. I giovani che fanno squadra, la mia forza. La sostanza che supera l'apparenza, la mia forza. Alzarsi tutte le mattine con la voglia di non arrendersi mai, la mia forza. Un mio testo oggi. Grazie. Grazie mille, davvero Francesca, grazie alle foche parlanti, come sempre l'incursione poetica delle foche parlanti, un momento di pausa, di riflessione all'interno della nostra trasmissione. Avete visto poi qualche secondo in più per ottimizzare il collegamento con i nostri ospiti che vedo già collegati, eccoli qui collegati con noi, Marco Ferrari e Monica Vercesi, buongiorno, grazie mille di essere collegati con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie mille, allora dicevo appunto genitori antismog, oggi ospiti della nostra trasmissione. Perché? Perché avete fatto un lavoro davvero interessante, nel senso che avete fatto una di quelle azioni che spesso altre associazioni o magari situazioni no profit fanno fatica a fare, quello di divulgare, oltre che di parlare del proprio problema e basta, ma di divulgare anche con dati scientifici, con dati importanti ritrovati anche in giro. E poche settimane fa avete fatto una bellissima operazione di condivisione sui social di uno studio di Lancet, una rivista scientifica molto importante, dove si vedevano dei dati molto molto interessanti e ahimè preoccupanti intorno al tema dell'inquinamento atmosferico, soprattutto sulla città di Milano. Dico bene? Sì, dice bene. Questa, diciamo che appunto sono anni che noi facciamo divulgazione di dati, studi scientifici, sia che parlano dei problemi dell'inquinamento sulla salute e sulla mortalità precoce nelle zone particolarmente inquinate, sia dati che dicono da dove deriva questo inquinamento, soprattutto nelle nostre zone, e anche in comparazione con altre realtà.
Quello studio Lancet è capitato, diciamo, a fagiolo perché c'era una polemica in corso con l'assessore all'ambiente Cattaneo di Regione Lombardia, che presentando i risultati dello studio preliminare proprio di ARPA Lombardia, cioè l'agenzia della regione che si occupa di ambiente e di tematiche ambientali, in cui secondo lui il lockdown avrebbe dimostrato che appunto l'inquinamento è in miglioramento, ma che la causa non è principalmente quella delle automobili. E noi abbiamo contestato questo. Nel frattempo usciva appunto questo Mi viene da dire studio poi, su Marco, Lancet. mi viene anche da dire poi come se fosse interessante e importante fare una classifica di cosa ci fa più male, nel senso che in realtà il problema persiste a prescindere poi da che parte arrivi, nel senso forse c'è da capire che è un problema l'inquinamento che ha tante motivazioni, tra cui anche le auto, e smettiamola di nasconderci dietro al fatto di più o meno, o forse più importante o meno importante, insomma, anche questa mi sembra una polemica abbastanza assurda. Noi abbiamo anche le tabelle, scusa, le mappe proprio di quello studio. Quindi chiedo alla regia, intanto, mentre Marco va avanti a raccontarci di questo studio, di farle vedere. Sono le due mappe della Lombardia e della provincia di Milano. Esatto, allora Ecco. questo studio cosa dice in particolare? È uno studio europeo, quindi prende in esame 1.000 città europee e fa una classifica in base appunto agli effetti che hanno l'inquinamento sulla mortalità precoce. E viene fuori che Milano è al 13° posto su 1.000 per il PM10 e invece è addirittura al 5° posto per gli ossidi di azoto. E quindi insomma il problema è molto grave e, non e quello che noi diciamo da anni è che non serve dire che la Lombardia e in particolare la pianura padana sono un catino e quindi c'è difficoltà di ricambio Sì, d'aria e ma... che magari bisognerebbe abbattere il turchino per far E entrare un sempre lì si po' di arriva, brezza. sempre su sto povero turchino si arriva poi alla fine, no? Cioè Esatto. la E noi colpa non è diciamo mai che nostra. a maggior ragione se c'è questo problema del catino bisogna fare misure ancora più forti. Quindi Infatti. la questione orografica, cioè di come è disegnata la pianura padana e con le montagne che ci circondano, non deve essere una scusa per accettare il problema, ma deve essere un incentivo per affrontarlo ancora più forte. Infatti dovrebbe essere un po' una motivazione allo stare ancora più attenti, appunto, al dire, visto che siamo in un catino, cerchiamo di non strabordare da questo catino, verrebbe da dire, no? Abbiamo visto i dati, sono veramente interessanti, che le cause sono tante, appunto, lo dite anche voi, nel senso le auto sono una di queste cause, spesso e volentieri, soprattutto in una città come Milano, principali, perché sappiamo benissimo Esattamente. come... L'abbiamo visto ad esempio anche durante il lockdown, ma l'abbiamo visto anche in altre cose. Poi ci sono, è vero, anche i riscaldamenti, non possiamo nasconderci, ma insomma, incominciare a togliere alcune cause potrebbe aiutare a stare meglio. Genitori antismog, appunto, sono anni che combatte e si batte per queste tematiche. Cosa avete fatto in questi anni? Da dove arrivate? Raccontaci un po' la vostra storia. Ecco, allora, partiamo proprio da questo esempio, cioè del fatto di subire o affrontare il problema. Genitori antismog nasce 20 anni fa quando l'allora sindaco Albertini, in occasione di uno dei grandi picchi di smog, che all'epoca lo riconosciamo, erano anche peggiori di quelli di oggi, disse: è troppo pericoloso portare fuori i bambini e invitò le mamme, proprio le mamme, a tenere i figli a casa e non farli uscire. Si formò un comitato spontaneo sotto Palazzo Marino, appunto di mamme, che si presentarono con i passeggini vuoti in segno di protesta. E l'idea era, appunto, se c'è un problema come quello dell'inquinamento, va affrontato e risolto, non si può chiedere alle persone di stare chiuse in casa. E da lì è nata poi tutta la nostra storia. Il comitato delle mamme antismog si trasformò in associazione, divenne Genitori Antismog, e dobbiamo dire che oggi in realtà il nome è un po' stretto perché fra i nostri soci, i nostri attivisti, anche membri del consiglio direttivo, ci sono anche persone che non sono genitori, perché è un problema che riguarda alla fine tutti. Tutti. È chiaro che bambini e anziani soffrono in misura maggiore l'inquinamento atmosferico, però è un problema che riguarda tutti. Quindi noi nel tempo abbiamo fatto diverse azioni, diverse campagne, facciamo da una parte mobilitazioni, informazioni, campagne sui social e sui media, e d'altra parte facciamo invece progetti attivi. Che mirano sia alla sensibilizzazione che mirano anche a dimostrare come si può veramente cambiare la città.
Posso citarne alcuni, appunto uno di cui parlerà poi Monica, e siamo nati per camminare, che ha 10 anni. Più recentemente abbiamo fatto Negozi Amici dell'Aria, che era un progetto che vuole avvicinare il mondo del commercio a una città più vivibile, quindi togliere questa contrapposizione fra commercianti e traffico, cioè quindi il traffico che porta business ai commercianti. E non ultimo, 30mi, che sono state sperimentazioni di zone 30 per far vedere, far toccare con mano come si può effettivamente con poco ridisegnare la città e restituire lo spazio alle persone. Hai detto siamo nati per camminare, un progetto appunto che ha già 10 anni, dicevi, ma che è molto interessante perché fa capire proprio di cosa stiamo parlando. E Monica so che è, diciamo, l'esperta in questione, giusto Monica? Siamo nati per camminare, Sì. un titolo bellissimo, perché effettivamente è una cosa che forse troppo spesso, ultimamente anche verrebbe da dire, tra monopattini elettrici, biciclette elettriche, sembra che ormai se non abbiamo qualcosa di elettrico sotto i piedi non siamo capaci di andare in giro, e invece tu dici no, siamo nati per camminare. Sì, il nome è nato appunto circa 10 anni fa, è nato su iniziativa di un gruppo di genitori di Bologna, che ha mandato appunto questa lettera all'amministrazione pubblica dicendo, appunto, sottolineando il fatto che siamo nati per camminare. Quindi poi appunto la cosa è andata avanti, abbiamo costruito una sinergia appunto con Bologna e con l'Emilia Romagna, dove il progetto viene anche realizzato attraverso la collaborazione con il Centro Antartide. E diciamo, l'obiettivo prioritario del progetto è quello di sensibilizzare, di sollecitare le famiglie a utilizzare delle modalità di spostamento più sostenibili lungo il percorso casa-scuola. Negli anni poi, in anni recenti, questo obiettivo si è arricchito, nel senso che a ogni edizione scegliamo poi un tema più specifico, che ha sempre a che fare con il rapporto tra i bambini e lo spazio pubblico della città, l'ambiente urbano. In particolare, quest'anno appunto abbiamo scelto proprio l'importanza della rete di conoscenze e di rapporti all'interno del quartiere. È stato un tema che abbiamo scelto in realtà già a gennaio del 2020, perché l'edizione in corso è partita l'anno scorso e poi è stata bloccata dal lockdown e dalla chiusura delle scuole, ma che appunto è stata una scelta fortunata, nel senso che proprio è un tema che ovviamente, dopo tutto quello che è successo in questi mesi, è sicuramente un tema sul quale è importante sollecitare le famiglie, per riuscire a ridare un pochino più di così, normalità nei rapporti al di fuori delle famiglie da parte dei bambini. Monica, ti Sì. chiedo una cosa, appunto, prima parlavi dello spostamento casa-scuola, che è quello appunto di cui vi occupate principalmente. Sempre però, l'immagine è quasi sempre questa, davanti alle scuole di ogni ordine grado, perché mi viene da dire, magari davanti alle superiori, ma non c'è, cioè, qualsiasi, veramente, dalle elementari fino alle università, verrebbe da dire, ci sono quasi sempre negli orari di entrata e uscita orde di macchine che aspettano i propri figli. Come ti spieghi questa cosa? Nel senso che di solito uno va a scuola abbastanza vicino a casa, anche nel senso, appunto, a Sì, parte magari le superiori, però le altre si cerca di farle vicino a casa. Come ti spieghi questa cosa? allora i motivi sono numerosi e molteplici. Allora, a Milano ci sono oltre 200 scuole primarie, quindi i bacini di utenza delle scuole primarie, cioè le aree da cui provengono gli alunni, sono solitamente di dimensioni ridotte, quindi sono facilmente percorribili a piedi o in bicicletta. Cioè il problema di affollamento davanti alle scuole nascono dal fatto che un 50% circa dei genitori preferisce non iscrivere i propri figli alla scuola più vicina a casa. Per varie ragioni, dalla vicinanza ai nonni alla scelta relativa proprio alla qualità dell'offerta didattica e altri motivi. Poi ci sono delle abitudini proprio di spostamento che privilegiano l'auto, sulle quali ovviamente noi ci
così puntiamo un po' il dito, perché appunto molto spesso l'uso dell'auto non sarebbe assolutamente necessario. Poi c'è una fetta comunque di genitori che va al lavoro in auto e quindi diciamo che ha l'abitudine o ritiene assolutamente corretto e la scelta, come la scelta migliore, quella di lasciare lungo il tragitto per andare al lavoro il figlio a scuola, Ecco, non Monica. pensando che in realtà fa il suo male, nel senso che appunto contribuisce all'inquinamento lungo i percorsi casa-scuola, nell'area antistante le scuole, ovviamente aumenta la possibilità che succedano degli incidenti anche gravi, purtroppo come abbiamo visto negli ultimi giorni davanti alle scuole, perché naturalmente le scuole sono affacciate su strade che molto spesso sono trafficate, e Giusto. le macchine dei genitori parcheggiano in doppia circolazione, Appunto, volevo capire quindi. anche questo. Voi magari avete fatto sicuramente, avete cercato di capire questo. Non c'è forse anche una percezione che la città sia, cioè sia molto pericolosa, non so come dire, forse più di quanto lo è anche, non lo so, o invece è giustamente ritenuta pericolosa? No, 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 c'è una percezione di pericolosità che appunto è sicuramente superiore. I genitori italiani sono comunque, questo è diciamo, sono esiti di ricerche internazionali, hanno comunque un approccio che è molto, così, un atteggiamento Protezione molto protettivo nei confronti protettiva, sì. dei figli. Quindi si ritiene che la scelta migliore sia quella proprio di accudirli, proteggerli da qualsiasi tipo di pericolo, tra cui anche quello del traffico, non capendo però che sono lo cioè loro stessi a appunto contribuire ad aumentare questo pericolo. Quindi noi ci battiamo molto su questa cosa, perché ovviamente attraverso appunto l'esperienza di Siamo Nati per Camminare vogliamo proprio far toccare con mano cosa potrebbe essere appunto una città e un ambiente soprattutto antistante alle scuole Ok, più vivibile, ecco. ecco, allora Quindi questo è. vi chiedo entrambi, come dovrebbe essere la città ideale pensata da genitori antismog, che dico anche qua, sottoscrivo, spero rimanga ideale il meno possibile, ma che anzi si possa realizzare. Come dovrebbe essere? Ma se posso rispondere io, dico che non ci dovremmo inventare niente, nel senso che ci sono esperienze appunto internazionali, che vanno prese e copiate e sono perfettamente adattabili a Milano. Milano è una città sostanzialmente piccola, sostanzialmente piatta, che ha una grande necessità di verde, ha bisogno di avere alberi verde, quindi basta semplicemente prendere le città migliori del nord Europa, quelle che, ma non sono più neanche in nord Europa, ormai ci rivolgiamo anche alla Spagna come esempio, e quindi è copiare quell'esperienza, cioè ridurre la massa di auto a Milano, ma basta poco, basterebbe passare dalle 55 auto ogni 100 abitanti alle 45 che ha Parigi, senza arrivare alle 25 di Londra e di Amsterdam, per togliere un 100.000 macchine da Milano. Quindi con un solo 10 auto in meno ogni 100 abitanti, noi ne toglieremmo 130.000, dato che siamo 1.300.000. E sostituire questo spazio con verde, aiuole, corsie ciclabili, ampliare gli spazi davanti alle scuole, fare in modo che sia anche piacevole fare il tragitto da casa verso scuola a piedi, perché appunto l'ambiente è più confortevole, avendo maggiori spazi, marciapiedi più ampi. In questo modo cosa otteniamo? Miglioriamo la qualità della vita in città, perché immagino che passeggiare lungo una selva di auto parcheggiate sul marciapiedi sia più brutto rispetto a fare lo stesso percorso, se ci sono delle panchine, degli alberi o delle corsie ciclabili, e questo migliora poi anche di conseguenza il rapporto col quartiere, il commercio di prossimità. Non dobbiamo più prendere la macchina per andare al centro commerciale, ma ci fa piacere frequentare i negozi sotto casa o anche il supermercato vicino a casa. Quindi ecco, questa è un po' la città ideale, una città a misura di persona, come stiamo E tu dicendo. dici, Marco, si può fare tranquillamente anche una città come Milano? Secondo noi sì, è questo che Monica, noi stiamo cercando ti di vedo fare. annuire, dimmi pure.
Monica, ti vedo annuire, dimmi pure Sì, cosa hai no, capito in questi 10 anni. sono ovviamente d'accordo con Marco. Bisognerebbe appunto pensare allo spazio pubblico come tale, cioè lo spazio pubblico non è uno spazio delle auto, ma è uno spazio che deve accogliere tutti i cittadini con i loro bisogni, le loro esigenze. Quindi è Perfetto. quello poi l'obiettivo. Allora, vi chiedo, siamo in chiusura, vi chiedo se ci potete dare le coordinate per seguire tutto quello che fate e siamo nati per camminare, come funziona, chi può seguire questo vostro progetto, dove si può implementare, in quali scuole, fammi sapere, Monica. Allora, il progetto si rivolge alle scuole primarie, all'ultimo anno delle scuole dell'infanzia. Adesso stiamo ultimando l'edizione 2020-2021, quindi le classi si sono già iscritte, ne abbiamo circa 650 a Milano di classi iscritte, circa 14.000 alunni di scuola appunto primaria e solitamente appunto adesso organizzeremo diciamo una serie di iniziative legate al progetto da aprile in avanti, aprile-maggio. Chiarissimo, Quindi potete seguirci, diciamo, sulla pagina Facebook del ottimo. progetto e sul sito del progetto. Ecco, sì, riguardo come ci si può trovare, mi siamo presenti come indirizzo internet genitoriantismog.it e siamo nati per camminare.it, che è il nostro Ok. progetto. Siamo presenti su Facebook, su Instagram, su Twitter, su diversi social e abbiamo anche pubblicato un libro, dato che sono i 20 anni della nostra associazione. Purtroppo, diciamo noi, perché avremmo voluto scioglierci, finire il nostro lavoro, avendo raggiunto gli obiettivi, purtroppo no, e abbiamo raccontato la nostra esperienza in un libro che è So che ce Smog l'hai, ecco, Avvio. faccelo vedere. Eccolo Dove lo qua, troviamo? scritto con Pietro Loredano di Altra Economia, si trova nelle librerie, sul sito di Altra Economia e associandosi alla nostra associazione come socio sostenitore lo si riceve in omaggio. Perfetto. Perfetto, Per allora io associarsi sul nostro sempre sito, sul sito genitoriantismog.it. genitoriantismog.it, metteremo i vostri link nei commenti a questa diretta. Io vi ringrazio davvero, complimenti per quello che state facendo, lo state facendo in maniera intelligente e puntuale, soprattutto quindi per quello abbiamo voluto avervi ospiti qui con noi oggi, perché quando si parla di scienza, quando si parla di conoscenza, è interessante il lavoro che fate, proprio anche di diffusione di certe tematiche sulla cittadinanza. Non posso quindi che ringraziarvi e darvi appuntamento magari a una prossima puntata in cui andremo a parlare ancora meglio dei vostri progetti. Grazie molte Grazie e volentieri arrivederci. Grazie Arrivederci a mille tutti. a Marco Ferrari, Monica Vercesi di Genitori Antismog. Grazie mille davvero e buona giornata. Grazie. Grazie. Andiamo avanti, mancano pochissimi minuti alla chiusura, ma prima non possiamo, oggi è venerdì, non possiamo che collegarci con Carlo Cecro di Cartellomania perché è arrivato il momento del cartello della settimana e ve lo dico, questa settimana state attenti. Buongiorno a tutti, da Matra, regista, che è un altro cartello per cos'è? Milano News, ah no, Milano News, rintronasi mentre rintronabili, ma se l'è sta roba chi? Ah sì, è vero, a tutti quegli rintronati che si fanno rintronare dalle cose che li rintronano, io vi dico datevi una mossa, no? Fa balla luce, e cavolo, datevi una mossa e non fatevi più rintronare, cosa vi devo dire? Ribellione, ribellione, meglio elevarsi dalle masse che elevare le masse. Andiamo giù, piatti, piatti, piatti. Oh, ragazzi, devo andare in bagno. Ciao, grazie, buona giornata. E questo è Carlo Cecaro, come sempre lo sapete, mi dissocio completamente da tutto quello che va in onda, ma questo è il suo momento, io amo l'arte di Carlo Cecaro e mi batterò fino alla fine per lasciargli un attimo di spazio, un attimo di libertà all'interno delle nostre trasmissioni. Grazie mille davvero Carlo Cecaro, grazie mille a Cartellomania. Io ringrazio anche tutti voi che ci state seguendo da casa, sono le 13.05 di oggi, venerdì 12 febbraio, siete in tanti che ci state seguendo, grazie mille anche dei commenti che avete messo alla diretta e dei like, continuate a seguirci anche nel weekend perché cominciano ad arrivare novità anche nel weekend, domani mattina una nuova puntata di In Tasca, il nuovo podcast di Milano All News che vi racchiude in pochi minuti le notizie più utili per vivere al meglio la città. Io davvero vi ringrazio tantissimo, buona giornata a tutti, arrivederci e a presto.